Contagi in aumento e calo degli anticorpi. Il punto è l'appello dell'Area Vasta 1 per le seconde e terze dosi di vaccino. Si spera anche nella pillola anti-Covid. Ha funzionato il vaccino, non il Green Pass. Per il presidente Acquaroli il certificato verde lascia dei dubbi perché è usato per incentivare la vaccinazione che stava già funzionando. Prezzi alti e rifornimenti in crisi, a rischio lo shopping di Natale. Confcommercio lancia un appello, acquistate nei negozi. Viene Gusanti, dopo le proteste il comune ci ripensa, niente chiusura totale ma lavori a step. Aperto oggi il cantiere in via Palazzi per la pista ciclabile fino ai passeggi. 68 giorni e più di 1500 km a piedi attraversando Francia, Spagna e Portogallo. L'intervista al fanese Christian Buzzelli che ha concluso a Fatima la sua ultima missione. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo subito il nostro telegiornale con la cronaca perché la compagnia Carabinieri di Fano ha arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell'incendio che nella notte tra il 30 e il 31 ottobre aveva distrutto una Matiz in via Alcide De Gasperi a Villanova nel comune di Colli al Metauro. Le fiamme, che in un primo momento sembravano di origine accidentale, si erano propagate anche verso una Mercedes classe A e una Panda 4x4 danneggiandole. Poi però il 6 novembre, all'una di notte, la centrale operativa di Fano è stata contattata da un giovane della zona che aveva appena notato nella stessa via un uomo che si era allontanato dalla Matiz nascondendosi nella boscaglia. Infatti l'auto, o meglio ormai la carcassa, era rimasta parcheggiata lì dopo il rogo. In più il ragazzo aveva sentito un forte odore di benzina. Grazie al tempestivo intervento dei militari l'uomo è stato bloccato. Si tratta di un 57enne di origini campane ma residente ad Arezzo. Dagli accertamenti è emerso che compieva questi atti persecutori in tutti i luoghi in cui l'ex compagna aveva delle proprietà. Dopo una relazione durata 4 anni in cui lui, dal racconto della donna, l'avrebbe aggredita verbalmente e fisicamente, non accettava la fine della relazione. La donna però non aveva mai sporto denuncia. Il 50enne è stato arrestato per atti persecutori per il tentativo di incendio della Matiz nella notte del 6. Inoltre è stato denunciato per il primo rogo appiccato a Villanova perché anche dai Targa System è stata vista la sua auto, una Renault Megane, transitare in zona. Questa mattina è stato convalidato l'arresto e l'uomo dovrà rimanere in carcere. Adesso apriamo un'ampia pagina della sanità e in primo piano abbiamo l'intervista che abbiamo realizzato ai vertici dell'Area Vasta 1 dove si registra un aumento dei positivi ma anche 18 classi in quarantena. Si sta riaprendo la struttura di Galantara e si punta sulla vaccinazione anche con le terze dosi. Proseguire spediti con la terza dose per rafforzare e stabilizzare la copertura è uno degli obiettivi dell'Area Vasta 1 che, sotto la direzione di Romeo Magnoni, prosegue la campagna vaccinale su più fronti. Secondo i dati pubblicati questa mattina dalla Regione, nelle Marche la terza dose è stata somministrata a più di 53.400 persone, di cui circa 9.000 nella provincia di Pesaro e Urbino. Cerchiamo in tutti i modi di favorire questa campagna vaccinale, continuando a vaccinare all'interno dei nostri PVP, continuiamo a mantenere anche i camper e chiaramente confidiamo nella buona volontà di tutta la popolazione nel cercare di completare la prima dose di vaccino e chi ha già fatto la prima dose di vaccino di continuare anche con la terza dose, perché visto che la pandemia, come dirà poi il dottor Carlotti, in qualche modo sta riprendendo, tant'è vero che abbiamo dovuto riaprire, stiamo riaprendo anche la struttura di Galantara per i pazienti Covid positivi. Il dottoressa Esposto in un secondo spiegherà anche questo, quindi cerchiamo tutti insieme di favorire questa benedetta vaccinazione. Poi se arriverà il farmaco, come tutti stanno auspicando, il nuovo farmaco per curare in maniera acuta la patologia, ben venga, ma è un mezzo in più che abbiamo a disposizione. Dottore, qual è la situazione epidemiologica in Area Vasta? Registriamo una risalita, anche se non troppo preoccupante, dei casi di positività. Oggi dall'estrazione mattutina in regione risultano 300 nuovi casi di positività per Covid-19, dei quali 92 nell'Area Vasta 1. Quindi la risalita in effetti sussiste e riguarda tutte le fasce d'età in maniera più o meno omogenea. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione ha poi illustrato i dati odierni riguardanti l'andamento dell'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda l'area medica è ancora al di sotto della soglia, ampiamente al di sotto della soglia del 15% e sotto la soglia del 10%, mentre in terapia intensiva ci stiamo avvicinando alla soglia del 10%.
Segnalo anche, forse la stiamo leggermente superando. Problematica inoltre la situazione registrata nelle scuole, dove ora, in base alle nuove norme, la quarantena per tutti scatta con 3 positivi in classe. Abbiamo 18 classi in quarantena, per un totale ad oggi di 413 alunni. Si tratta prevalentemente di classi di scuola primaria, quindi elementari, e le altre di stranamente superiori il numero delle scuole secondarie di secondo grado rispetto a quelle di primo grado, dico stranamente perché ci si aspetta in questa categoria scolastica un numero di vaccinati superiore. Invece in area vasta il tasso di copertura vaccinale nella popolazione, comprendendo tutte le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, si aggira attorno all'80%. Invece per quanto riguarda la terza dose? Terza dose stanno procedendo, anche se non con una velocità che forse ci eravamo auspicati. Sta procedendo nei PVP e sta procedendo anche con mezzo mobile. Abbiamo iniziato lunedì a Fossombrone, abbiamo fatto circa 100 terze dosi in 2 giorni. Oggi il camper, il cosiddetto camper 1 che provvede a questo tipo di somministrazione, è a Gabicce. E abbiamo a disposizione un secondo camper che utilizzeremo in maniera specifica nelle residenze non ancora coperte dai medici di medicina di base e nei centri diurni. Inizierò personalmente a vaccinare venerdì e lunedì in 2 residenze che fanno capo al distretto di Fano, Saltara e Fossombrone. La terza dose, cosiddetta addizionale, ha precisato il dottor Carlotti, era stata introdotta principalmente per i pazienti immunodepressi e trapiantati e andava eseguita almeno dopo 28 giorni dalla seconda dose. La cosiddetta dose di richiamo, dose booster, viene somministrata da almeno 6 mesi dalla seconda e prevede attualmente una serie di categorie alle quali prioritariamente viene dedicata, a partire dagli ospiti delle ovviamente residenze protette, dagli operatori sanitari e sociosanitari, dagli ultraottantenni, dagli over 60 e comunque da chi ha più di 18 anni e presenta delle patologie che li rende vulnerabili. Come terza dose sapete che si somministra o una dose completa di vaccino Pfizer o una dose dimezzata di vaccino Moderna, indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzata nel ciclo primario. E oltre ai 301 contagi, come sottolineato da Carlotti, in base al nuovo bollettino della Regione, in terapia intensiva c'è un paziente in meno rispetto a ieri e 2 in meno in quella semi-intensiva. Nelle ultime 24 ore non si sono verificati i decessi. L'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha annunciato l'attivazione di 24 nuovi posti di terapia intensiva, 20 a Torrette e 4 a San Benedetto del Tronto. Erano 214 fino a ieri. Grazie a questo potenziamento il tasso di occupazione delle terapie intensive scende al 9,4%, sotto la soglia fatidica del 10%, uno dei parametri che poteva mettere a rischio zona gialla le Marche. Ha funzionato il vaccino, non il Green Pass. La carta verde è stato uno strumento per aumentare la vaccinazione eludendo l'obbligo vaccinale. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo a Rai News 24. Nelle Marche, sui 300 positivi di oggi, circa il 48% ha ricevuto la doppia somministrazione del vaccino. Per il Green Pass, ha aggiunto il presidente, sarebbe stato favorevole per alcuni eventi che possono essere oggetto di aggregazione e assembramento. Confermo, ha concluso Acquaroli, che l'effetto del vaccino sulle terapie intensive, sull'area medica e sui contagi è sicuramente molto importante. Invece lo strumento del Green Pass, a mio avviso, lascia dei dubbi perché utilizzato per incentivare una vaccinazione che stava comunque funzionando. Intanto, da oggi e fino al 20 di dicembre, prende il via la seconda fase delle scuole sentinella con l'esecuzione dei test salivari. Ora, infatti, lo screening prevede l'autoraccolta del campione direttamente a casa da parte delle famiglie. Su 5.500 test, ha precisato l'assessore Giorgia Latini, è stato rilevato un solo caso positivo al Covid. Nella prima fase, le scuole sentinella delle Marche sono state 93. Gli operatori dell'ASUR dovranno organizzare le fasi operative insieme ai referenti delle scuole. Dovranno consegnare le provette etichettate con le generalità dell'alunno e poi provvedere al ritiro per il trasporto verso i laboratori dedicati. Sono quasi 205.000 invece i tamponi effettuati da metà maggio a oggi in 200 farmacie delle Marche. Nel solo mese di ottobre quasi 35.000. Lo segnala Andrea Avitabile, presidente di Federfarma Marche. Sul fronte vaccinale, da metà giugno a ottobre, oltre 125 farmacie hanno somministrato più di 38.000 vaccini, di cui oltre 1.300 per la terza dose.
Cambiamo argomento e parliamo dell'impennata dei prezzi che potrebbe mettere a rischio lo shopping di Natale, scoraggiando i consumi delle famiglie. A lanciare l'allarme è la Confcommercio di Pesaro e Urbino. Da qui l'appello del segretario Davide Ippaso di comprare i regali direttamente nei negozi. Servizio di Angelica Panzeri. Prezzi alti e rifornimenti in crisi e a rischio lo shopping di Natale, Confcommercio ha già lanciato l'allarme. Il segretario della Confcommercio di Pesaro Urbino, Davide Ippaso, la vede grigia. Lo shopping di Natale quest'anno sarà come quello degli altri anni? Domanda alla quale è difficile trovare una risposta dopo 2 anni di pandemia da Covid-19, con la quale gli italiani si sono abituati ormai a convivere, ci si deve aspettare di tutto. Questo significa abituarsi anche al fatto che le persone potrebbero acquistare meno del solito, in vista dell'aumento dei prezzi della merce, anche se non avvenuto in tutti i settori, dovuto alla scarsità di materie prime necessarie per produrla. La fiammata inflattiva di dicembre, spiega la Confcommercio, può determinare una drastica riduzione dei consumi fino a 5,3 miliardi di euro, con ripercussioni sul fatturato delle imprese commerciali durante le festività. Noi abbiamo una grossa preoccupazione, anche perché ciò che noi ci prospettiamo per questo Natale sarà molto difficoltoso. Abbiamo superato la pandemia, poi abbiamo superato le restrizioni, abbiamo superato il lockdown. Nel momento in cui potevamo recuperare un attimino i momenti di carestia, ci troviamo a sopportare un'altra grossa crisi, che non è fiscale, è una crisi economica, una crisi dovuta alla pandemia, perché tutte le materie prime un'altra potenza economica le ha comprate, adesso ce le sta rivendendo al triplo del costo. Ecco perché sono aumentati tutti i costi in questo momento. E a questo punto noi ci troviamo a dover rifare e rimboccarci le maniche. Cioè, stiamo parlando di problematiche mani in questo momento, quindi io spero, mi auguro di riuscire a far fronte anche a questa grossa crisi e mi auguro che tutte le persone che ci ascoltano decidano per una volta di non comprare su Amazon, di non dare i soldi a Bezos, ma di andare nei piccoli negozi per cercare di salvare il salvabile, perché se depauperiamo i centri storici, depauperiamo la nostra forza lavoro e sappiamo quanto la colonna dorsale dell'Italia, oltre 4 milioni di occupati, sono nella piccola e micro impresa, rischiamo di andare in default. Quindi io lancio questo appello, sono nessuno per dirlo, ma io questo Natale comprerò dai miei negozianti. E a Pesaro, a differenza di quello che accade in altre città d'Italia, i negozianti del centro storico sono meno preoccupati e anzi non aumenteranno i prezzi, attendendo fiduciosi la clientela. Qualcuno ha già iniziato ad acquistare i primi regali. Se in altre città d'Italia c'è preoccupazione, i commercianti di Pesaro rispetto allo shopping e gli acquisti natalizi sembrano essere più ottimisti. Qualche cliente si è portato avanti e addirittura già iniziato con largo anticipo a comprare i regali. I prezzi delle merci a Pesaro rimarranno invariati e se dovessero subire rincari, questi, stando a ciò che hanno dichiarato i negozianti e i nostri microfoni, non saranno significativi. Insomma, chi potrà permettersi ancora di acquistare non troverà nel settore dell'abbigliamento particolari cambiamenti e variazioni di tariffe, come è avvenuto invece in altri. Dall'altro lato, come raccontano gli stessi commercianti, è inutile negare che l'aumento del costo della vita, compreso quello delle utenze, preoccupa anche loro. Rincari che si ripercuotono direttamente nelle tasche del consumatore, costretto a dover ridimensionare le proprie spese. Per il momento la scarsità delle merci non ci sono, perché a noi, facendo i campionari, comunque la merce è stata ordinata in anticipo e di conseguenza vengono ordinati i tessuti e tutto il resto. E come vedete il negozio è ben assortito, e anzi ci hanno già comunicato che ci saranno ulteriori flash anche nel periodo di Natale, quindi per il momento noi siamo pienamente, diciamo, pronti per il Natale, sperando che la gente ci venga incontro, perché noi ce la mettiamo tutte, siamo presenti sempre tutti i giorni, tutte le domeniche. L'aumento delle utenze è esagerato, quindi cioè, siamo tutti nella stessa barca. Però voglio dire, piano piano io vedo che si muovono. Già stamattina abbiamo fatto qualche regalo di Natale. Abbiamo prezzi ancora identici, se non più bassi addirittura dell'anno scorso, abbiamo le cose che costano poco, prodotto, qualità, prezzo è sempre buono, il rapporto. Speriamo di no, vedremo a Natale cosa succederà. Prima di tutto speriamo di essere aperti, di stare tutti bene, di avere voglia di comprare, speriamo di essere qui. A noi non ha cambiato molto, nel senso che lavoriamo con Pronto Moda,
i vestiti, abbigliamento, queste cose si trovano lo stesso. Ovviamente che i prezzi sono saliti un po', però non posso dire che sta andando malissimo. Le persone hanno più difficoltà adesso per comprare le cose perché comprano e spendono i soldi nelle cose che hanno più bisogno, no? E ancora cronaca, un incidente si è verificato questa mattina poco dopo le 7 lungo la strada comunale della Selva a Centinarola di Fano, coinvolti nel sinistro un furgone Fiat Ducato con a bordo un operaio fanese di 38 anni che insieme ad un collega si stava recando in un cantiere e un'auto modello BMW guidata da un pesarese di 25 anni che stava andando al lavoro. I due veicoli che provenivano dal senso di marcia opposto si sono scontrati lateralmente lungo la via di larghezza ridotta e ancora senza linea di mezzeria. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. E un secondo incidente tra due auto è avvenuto intorno alle 13. Una Lancia Y condotta da un fanese di 57 anni stava procedendo in Viale Cairoli in direzione mare e dopo essersi immesso dalla statale ha tamponato una Toyota guidata da una fanese di 40 anni che si era fermata a lato della strada. A seguito dell'urto la Toyota è stata spinta in avanti fino ad arrivare contro i cassonetti dei rifiuti. Nessuno dei conducenti ha richiesto l'intervento del 118, ma durante gli accertamenti eseguiti dai vigili urbani l'uomo è risultato positivo all'alcol test, anche se di poco superiore al limite. Ed ora torniamo a parlare dei lavori in via Negusanti a Fano, perché l'assessore Tonelli ha chiarito che le chiusure saranno divise in quattro parti senza creare ulteriori disagi ai commercianti della zona, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio che è stato curato da Filippo Pucci. Dopo le segnalazioni e le lamentele raccolte ieri tra i commercianti di via Negusanti a Fano sulla chiusura del tratto stradale a causa dei lavori, con la conseguente perdita dei clienti e i posti auto per un lungo periodo, oggi l'assessore ai lavori pubblici, Fabiola Tonelli, chiarisce un po' il cronoprogramma delle operazioni lungo quella zona. L'attività del cantiere riguarda una nuova pista ciclabile e un nuovo marciapiede che renderà più sicuro il passaggio a ciclisti e pedoni da Sant'Orso al centro storico. Ieri c'è stato un chiarimento perché inizialmente c'è stata un'informazione non corretta tra il cantiere e anche i commercianti, per cui l'ordinanza era di chiusura tra il 10 e il 30 novembre, ma all'interno dell'ordinanza, queste sono cose molto specifiche, tecniche, c'erano delle chiusure in diverse fasi, quindi si chiuderà la prima fase da Viale Gramsci fino a Via dei Mille in modo che si può entrare in Via Negusanti e uscire da Via dei Mille, successivamente da Via dei Mille fino all'ingresso della caserma. E poi la terza fase, quella un pochino magari più fastidiosa, durerà però pochi giorni, sarà la chiusura dell'uscita della caserma, quindi verso via Negusanti, e quindi l'ingresso sarà a doppio senso di marcia, ingresso e uscita dal lato via Nino Bixio, solo per alcuni giorni perché appunto la terza fase è la chiusura dell'ultimo tratto di via Negusanti tra l'uscita della caserma e via Palazzi. Quindi nessun passo indietro del comune, questo era già stato deciso anche con la riunione fatta con le associazioni di categoria, perché l'obiettivo appunto era quello di cercare di finire i lavori, ovviamente tempo permettendo, meteo permettendo, per il periodo natalizio, entro il periodo natalizio, per non andare a ridosso appunto a dicembre. Quindi o si chiudeva in maniera più meno invasiva, però dilungavamo i tempi, oppure abbiamo deciso insieme questa chiusura un pochino più importante per accorciare appunto i lavori e non andare a ridosso del Natale. Intanto i lavori proseguono verso la periferia, ovvero fino alla zona dei passeggi. Infatti il cantiere si è spostato a fianco del Cante di Montevecchio. Adesso stanno lavorando in questi giorni, quindi vedremo svolgersi il cantiere in questo tempo. Poi il giorno dell'asfaltatura della strada, sicuramente quello sarà una giornata dove si dovrà chiudere tutto, ma come si fa normalmente per le asfaltature. Sulla strada statale 3 Flaminia è stata completata la terza fase dell'intervento per la demolizione di uno sperone roccioso nel comune di Cantiano. La prossima chiusura è prevista per giovedì 18 novembre per circa 15-30 minuti, sempre nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13.
La provincia di Pesaro Urbino metterà a disposizione degli istituti superiori una nuova piattaforma dove i dirigenti scolastici o i loro delegati potranno segnalare guasti, richieste di sopralluoghi o di manutenzione degli impianti e strutture edilizie. Sarà possibile anche allegare foto o documenti e monitorare lo stato di avanzamento delle richieste e la loro esecuzione. Lo strumento, evidenzia Maurizio Bartoli, ci consentirà di intervenire in maniera tempestiva creando un canale di comunicazione diretto. Il progetto è stato illustrato ai presidi questa mattina e la prossima settimana verrà inviato il link per accedere alla piattaforma. Tra le proposte fatte nell'incontro anche quella di realizzare un'applicazione che la provincia sta valutando. E adesso vi raccontiamo dell'ultima impresa del fanese Cristian Buzzelli, che domenica è arrivato nel santuario di Fatima dopo aver attraversato a piedi Francia, Spagna e Portogallo. Prossimo obiettivo, ha detto, aprire in Africa un villaggio e una scuola. Il cammino è un grande percorso di introspezione che lavora in silenzio e ti scava dentro, passo dopo passo, i pensieri arrivano come il vento e tutto prende forma. Ce l'ha fatta il fanese Cristian Buzzelli, 35 anni, che domenica ha concluso la sua terza missione. Dopo i viaggi in bici e senza soldi in Sicilia e Sardegna, ha attraversato a piedi Francia, Spagna e Portogallo, ma c'è da scommettere che non si fermerà. Infatti, dalla morte della mamma, ha cambiato la sua vita portando in giro per il mondo un messaggio di amore e speranza. Il viaggio, iniziato il 30 agosto, ha visto Cristian prendere un aereo diretto a Lourdes. Da lì è iniziato il suo pellegrinaggio per 1000 chilometri lungo il cammino francese fino a Santiago de Compostela, per poi raggiungere il santuario portoghese. Un totale di 1578 chilometri percorsi in 68 giorni. Dopo le difficoltà iniziali, ma con la determinazione, l'entusiasmo e l'energia che lo contraddistinguono, ha affrontato ogni giorno tutte le strade e i sentieri che lo hanno condotto fino a Fatima. Cristian, altra sfida conclusa, come stai e che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Sì, anche la terza e ultima sfida è stata conclusa, come vedete qua dietro di me c'è la cattedrale di Fatima. Un posto tra l'altro magnifico, dove c'è un'energia che ti porta alla pace dei sensi. Sono 3 giorni che sono qua e veramente ho la pace dentro di me, la pace dei sensi. Ora sto bene, molto bene. Cosa ho imparato da questo viaggio? È una domanda veramente difficile, perché le cose che ho imparato sono tantissime. Però quella che mi è rimasta più nel cuore è di non dare niente per scontato. Assolutamente no, quando sono partito mi sembrava di partire per andare a fare una vacanza, o picnic, uno zaino, prendo, parto, faccio chilometri. Tanto il cammino di Santiago lo fanno tutti e all'inizio ho preso tanti tanti schiaffi. Mi sono infortunato, mi sono dovuto fermare. Tutto questo perché non avevo calcolato che invece il cammino di Santiago è un viaggio spirituale, non si va a fare la vacanza, è un viaggio che lavora in silenzio. Tu cammini, non fai niente, ma in realtà lui dentro di te lavora in silenzio. L'emergenza sanitaria però ha modificato il tuo progetto iniziale. In Francia non potevo andare nei bar, nei ristoranti, né dentro né fuori. In Spagna e in Portogallo invece sono molto rigidi con la mascherina, però in realtà puoi mangiare dentro, puoi mangiare fuori, puoi andare in tutti i posti. Per quanto riguarda dormire, che era la cosa che mi preoccupava, invece in tutti gli ostelli, da nessuna parte mi hanno chiesto il pass, quindi diciamo che ho potuto dormire tranquillamente ovunque. E dal punto di vista economico, come sei riuscito ad affrontare le giornate? Interessante, perché in realtà, come tu sai, io ho smesso di lavorare 1 anno e mezzo fa per scelta e quindi non avevo i soldi, nel mio conto corrente non c'erano i soldi. Mi sono inventato questa cosa che si chiama adotta una tappa. Come funzionava? Le tappe sono 82 e le persone potevano prendersi una tappa, che ne so, il giorno 7 di settembre era la tappa da San Giampi de Porre a Roncisvalle. Una persona poteva adottare quella tappa. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi faceva una donazione, non c'era un prezzo fisso, mi faceva una donazione, poteva essere 1 euro, 1 milione di euro, e con quella donazione si prendeva quella tappa. Poi dopo io, tramite i social, li ringraziavo e gli mandavo delle foto, gli mandavo delle sorprese, tutto questo qua. E in 48 ore tutte le 82 tappe sono state adottate e ho ricavato più di 3.000 euro. E qual è lo spirito, ma anche il messaggio che hai voluto lanciare anche attraverso i social? Partiamo dal perché l'ho fatto e poi arriviamo allo spirito. Il perché l'ho fatto è perché sono convinto
che dentro di noi ci sono dei superpoteri e per tirarli fuori bisogna portare il nostro corpo all'estremo, sia fisico che mentale. E poi soprattutto perché voglio dimostrare al mondo che si può essere felici senza soldi, che si può avverare ogni nostro desiderio, che nella vita tutto è possibile, che c'è tantissima gente pronta ad aiutarci. Invece quello che ci fanno vedere sempre è sempre che tutto è brutto, che il mondo sta andando in rovina, ma in realtà c'è tantissima gente ogni giorno che aiuta i bambini poveri, che aiuta la fame nel mondo, che accoglie le persone. Io qua in questo momento a Fatima sono ospite in una casa di accoglienza di senza tetto e sono rimasto per qualche giorno apposta per vivere questo tipo di esperienza magnifica. Quindi veramente un messaggio di luce che tutto è possibile, bisogna solo volerlo con tutto il cuore, e che la vita è una figata, e che la vita è una figata. Stai già pensando alla prossima missione? Appena tornerò in Italia aprirò un'associazione, ho già trovato delle persone con cui aprirla. E il nostro primo obiettivo è aprire un villaggio e aprire una scuola in Africa. Quindi con questo progetto che si chiama L'Amore, inizia dalla Marsi, vorrei finanziare questa scuola. Io ti ringrazio, ti saluto, veramente grazie di cuore. Vi saluto dalla cattedrale per chi ne la conosce. E vi faccio vedere là dove c'è stata l'apparizione della Madonna, c'è la cappella. E questa è Fatima. Ciao! E con questo bel messaggio di vita chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a Cartoceto dopo il festival, la 44esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva. Conduce Maria Elena Del Bianco. Buona serata a tutti voi e arrivederci a domani.